Salve a tutti, sono il professor Francesco Samani e questa volta vi propongo un altro esercizio relativo alle disequazioni relazionali esponenziali. In realtà un'altra metodologia per risolvere un altro strumento per risolvere alcune particolari disequazioni di tipo esponenziali. In questo caso possiamo notare subito che abbiamo il numero 3 elevato alla 2x e il numero 3 elevato alla x, e questo ci dovrebbe far subito pensare che potremmo effettuare una sostituzione, ossia porre che 3 elevato alla x sia uguale a t. Perché, pensateci bene, tutto questo dovrebbe diventare una equazione, in realtà disequazione di secondo grado. 3 elevato alla x è t, quindi 3 elevato alla 2x sarà appunto t alla seconda, meno 8, 3 elevato alla x è proprio t, meno 9, ed ecco appunto la nostra disequazione di secondo grado. A questo punto immagino che sappiate tutti risolvere una disequazione di secondo grado. Passiamo rapidamente per l'equazione di secondo grado associata, la quale darà come risultati T12, applico la regola generale. Ricordatevi che qui c'è l'esponente a, cioè scusate, il coefficiente a che moltiplica il termine elevato alla seconda. Questo sarà il coefficiente b e questo è il coefficiente c. In b ovviamente è compreso anche il segno. In questo caso quindi vi riscrivo la regola, meglio va? Allora, T12 è uguale a meno b più o meno la radice di b alla seconda meno 4 a per c tutto fratto 2a. Questo è uguale a meno 8 meno meno 8, quindi più 8 più o meno 8 elevato alla seconda meno 4 volte a che 1 c che meno 9. Tutto fratto 2 per 1 che è 2. Risolvendo questi banali calcoli otterremo due valori, 1 è meno 1, l'altro è 'Questa è la bella della diretta. Stavo pensando di andare un secondino a prendere la calcolatrice e di farvi tutti i passaggi. Eccomi. Allora, 8 alla seconda, non c'è nemmeno da dirlo, è 64. Quindi dobbiamo fare la radice di 64 più 4 per 9, perché meno e meno si semplifica e viene appunto 10. Quindi 8 più o meno 10, tutto mezzi. È norma, non è una regola ferrea, però è buona norma, diciamo, posizionare la prima soluzione come la soluzione minore. Quindi 8 meno 10 è meno 2 fratto 2 è proprio meno 1, perché meno 2 mezzi, 8 più 10 18, tutto fratto 2 è proprio 9. Quindi abbiamo trovato le soluzioni T1 e la soluzione T2. Sapete bene che questa T quadro meno 8T meno 9 è una parabola. Sappiamo che è una parabola che interseca l'asse delle x in meno 1 e più 9. Allora andiamo a disegnare questa parabola. Eccola qui, mi scuserete per le capacità artistiche di disegno perché non sono bravo. Meno 1, 9. E sappiamo che questa parabola è positiva quando è minore di meno 1, negativa quando compresa tra meno 1 e 9 e di nuovo positiva. Noi vogliamo i risultati positivi, ma anche uguali a 0, quindi andranno bene in questo caso anche meno 1 e 9. Quindi in questo caso avremo che t dovrà essere minore o uguale di meno 1, oppure vel
latino, t maggiore o uguale di 9. A questo punto ricordatevi che abbiamo fatto la sostituzione che t è proprio 3 alla x, e quindi avremo che 3 alla x è minore o uguale di meno 1, oppure 3 alla x maggiore o uguale di 9. Bene, la prima disequazione non ha soluzioni perché non esiste alcun esponente x appartenente all'insieme dei numeri reali per cui 3 possa essere minore o uguale di meno 1. Mentre la seconda disequazione la possiamo risolvere in questa maniera. 3 alla x sarà maggiore o uguale di 3 elevato alla seconda perché 9 è proprio 3 alla seconda. Quindi siamo riusciti ad avere due numeri uguali con esponenti diversi. Ovviamente in uno ci sarà l'incognita, nell'altro ci saranno i coefficienti. E in questo caso, quindi, se 3 alla x è maggiore o uguale di 3 alla seconda, possiamo spostarci sugli esponenti e dire che x dovrà essere maggiore o uguale di 2. Quindi vi ricordo che per questa non ci sono soluzioni. La soluzione in definitiva sarà che x deve essere maggiore o uguale di 2. Vi ringrazio per la pazienza, vi ringrazio per aver ascoltato e visto questo mio video in diretta. Se vi è piaciuto e volete supportarmi, vi invito a mettere mi piace, vi invito a iscrivervi al canale, a condividerlo con i vostri amici. E se avete dei dubbi o volete chiedermi qualsiasi cosa relativamente a quanto detto, lasciatemi un commento. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata.